direi, e vorrei sottolineare come queste persone che stanno qui, ma poi ci metto anch'io, all'interno delle istituzioni vivono una situazione, oltre che paradossale, molto complicata. Complicata, e sono sicuro che saranno tutti d'accordo sul fatto che il municipio è l'ente di prossimità per eccellenza e per cui ci troviamo costantemente, tutti i giorni, a dover parlare. Questo capirà anche agli altri livelli, però a dover parlare con i cittadini, ma di problematiche reali, bene. Oppure, voglio dire, la nonna che magari cade nella buca, il bambino disabile deve essere portato in braccio perché non c'è l'ascensore, non c'è lo scivolo nell'asilo. Problemi veri e problemi continui tutti i giorni, per cui queste persone lavorano, la maggior parte, c'è chi non lavora e magari non può lavorare perché è impegnato in questo percorso. Tutto il giorno, per cui magari si accontenta dei 300 euro dei 400 euro che gli arrivano le 100 ore di presenza, e c'è chi ha famiglia e comunque è impegnato appunto tutto il giorno e deve fare molte rinunce. Insomma, ci sono molte difficoltà all'interno di quello che è il panorama istituzionale dei municipi, per quello che riguarda comunque dei portavoce che secondo me poi lo fanno con una differenza sostanziale nei confronti degli altri partiti. Ovvero lo fanno seriamente, lo fanno senza nulla pretendere, questo secondo me è l'elemento essenziale.